di là poi di come andrà la trattativa in Europa, dobbiamo arrivare a fare sì che gli immobili in Italia piano piano arrivino almeno alla classe D europea, perché tanto prima o poi ci arriveremo a questo e sappiamo che la maggior parte non lo è. E per quanto riguarda l'antisismica, bisogna cercare di portare tutti gli immobili il più possibile ad avere, diciamo, l'efficientamento sismico necessario. Dico questo perché credo che nel prossimo provvedimento, relativamente alla cessione del credito, che non può essere al 110%, che non possiamo promettere di fare case gratis a tutti come è stato promesso, dobbiamo pensarlo in modo proporzionato, strutturato, proprio in questa direzione. Per cui noi le proposte ce le abbiamo, fra l'altro molte di queste verranno discusse, come dicevo, durante l'esame della proposta di legge, scusate, della mozione che è in aula. Contestualmente, come gruppo, stiamo facendo una proposta di legge che va proprio in questa direzione.